Benvenuti alla prima lezione di come costruire un bidofono. Ecco qua, i materiali a nostra disposizione sono un bidone, un bastone ed infine una corda. Eccoci qua. Bene, iniziamo vedendo il tipo di nodo che possa assicurare la nostra corda al bastone. Creiamo un primo nodo scorsoio, molto semplice, a questa maniera. Ecco qua, formando un'asola. Poi all'interno di questa asola andiamo a fare un altro nodo in modo tale da creare due asole sovrapposte. Ecco qua. Molto bene. A questo punto giriamo intorno una terza asola in modo da creare una gabbietta, chiamiamola così, che assicurerà la nostra corda al bastone. Bene. Ecco qua. Poi assicuriamo appunto la corda al bastone. Controlliamo bene che sia tutto a posto e in questa maniera, ecco qua, abbiamo assicurato il bastone. Adesso prendiamo il coperchio del bidone con uno strumento acuminato che può essere una forbice, un cacciavite o un coltello. Facciamo un buco al centro ed inseriamo la corda all'interno del buco in questa maniera. Ecco qui. Per assicurare la corda al bidone, facciamo un nodo ben stretto. Ecco qui, tiriamo bene, ecco qua. A questo punto, dopo aver fatto il nodo, controlliamo la lunghezza. È un po' lunga, quindi un metodo per ovviare a questo problema è creare dei nodi consecutivi. In questa maniera, ecco qua, vediamo 1, 2, creiamo una serie di nodi appunto che possano in questa maniera accorciare la lunghezza della corda. Diciamo, in questa maniera si può accordare in qualche maniera lo strumento e vediamo molto semplice creare questi nodi. Ecco qua, ne creiamo una serie fino a formare il famoso Scooby-Doo, diciamo, che anche questa operazione permette appunto di creare questa serie di nodi che ha un potere vibrante molto importante che aumenterà le vibrazioni all'interno del bidone, producendo così un suono più forte. Ecco qua. Una volta finita la serie di nodi, inseriamo la corda nel bidone e serriamo il bidone in questa maniera. Adesso vediamo come suona il nostro bidofono. Appoggiamo il legno sul bordo, perché sennò la vibrazione viene attutita. Ci appoggiamo sopra una gambetta per tenere fermo il coso, senza però toccare, diciamo, sempre sul bordo per evitare che le vibrazioni si vengano bloccate dal piede. E andiamo, ci sono due modi per suonarlo. Uno è quello di inclinare il bastone, quindi invece di fissare col mento il bastone, più o meno fissare, che chiaramente è un contrabbasso dei poveri, fissare col mento, lo teniamo fermato e lo usiamo come un contrabbasso vero, vero.